dobbiamo guardare, io guardo in casa nostra, complessivamente la partita nell'arco dei 90-95 minuti l'abbiamo vinta con merito, non abbiamo avuto un buon approccio perché abbiamo commesso 3-4 errori puerili, ma non sul piano tattico, sul piano proprio della distribuzione, concedendo qualche situazione importante a loro, sbagliando qualche fraseggio al limite dell'area di rigore, facendo qualche mezzo rinvio non adeguato. E lì è stato bravo Di Gennaro perché ha fatto un paio di interventi, due o tre interventi importanti. Poi però piano piano ci siamo ripresi, siamo passati in vantaggio, avevamo anche costruito le situazioni per passare in vantaggio e stavamo gestendo la partita senza correre particolari rischi. Abbiamo cominciato il secondo tempo, abbiamo fatto il 2-0, però poi è durato 3-4 minuti perché siamo incappati. E come vedete non è un problema tattico di 3, 4, 5, 18 difensori, è un problema solo di attenzione. Me ne ero già accorto la settimana scorsa, ve l'avevo detto. In questo momento i difensori che sono strutturati di livello importante per la categoria tutti, sono diventati un pochino insicuri, me ne ero già accorto a Chiavari lunedì, l'avevo detto per la prima volta, oggi un po' l'hanno confermato. Niente, noi dobbiamo stare tranquilli perché alla fine della giostra questa squadra di prestazioni ne ha sbagliate poche fino adesso, siamo alla nona giornata di campionato, ha raccolto meno di quello che ha seminato sul piano delle prestazioni e soprattutto ci è andata male la partita con la Reggiana perché se no sarebbe tutto normale, perché quella partita ha aumentato il distacco fra noi e loro, ci ha fatto trovare, ritrovare in una posizione di classifica non adeguata a questo gruppo, però poi noi siccome sappiamo giocare a calcio e lo possiamo fare sempre meglio, soprattutto quando limiteremo gli errori. Ci sono tanti aspetti positivi, anche la coesistenza di De Marchi e Ferrari, che tutti e due hanno fatto un'ottima partita. Le faccio qualche considerazione tattica. Lei ha detto che il primo tempo abbiamo fatto degli errori individuali, o condivido perché non ho visto più quegli errori, diciamo, che lasciavate troppo campo agli avversari. Sono stati proprio degli errori individuali. A me è piaciuto molto, dicevo con lo studio, l'inizio del secondo tempo, i primi 20 minuti con Memuscia nel ruolo di mezzala, Bocic e Frascatore hanno fatto molto molto meglio in quei 20 minuti. Quando tornerà Rizzo, potrebbe essere quella la base per il futuro del Pescara? Quando tornerà Rizzo ci penseremo. Questa squadra può giocare in tanti modi. Ma d'accordo su quei 20 Come minuti? no? Ma questo è un gruppo che può fare tanto, perché sono dei giocatori talmente duttili e talmente evoluti dal punto di vista tattico ed è una rosa ampia che si può fare tutto. Ma oggi abbiamo cominciato con un 4-3-3 facendo coesistere De Marchi e Ferrari, hanno fatto molto bene. Poi a un certo punto siamo passati a un 4-4-2 perché nel gioco dei cambi e per l'inerzia che la gara stava prendendo, per cosa proponevano loro sul piano del gioco, perché Giamboi era stato ammonito, vedete quanti perché ci sono Perché non c'era Rizzo? perché per tanti motivi in cui l'allenatore fa una sintesi, siamo passati a un 4-4-2, obiettivo chiuderci ed essere in grado di gestire bene sempre la fase difensiva. Per poi finire nei minuti di recupero con l'ingresso di Veroli con un 3-5-2 o 5-3-2, chiamatelo come volete, ma la partita era finita a quel punto, mancavano 1, 2 minuti, 3 minuti di recupero. L'ultima da parte mia, Uteri, poi do la linea allo studio. Ammonizione di Cancellotti, se non erro, è un'ammonizione pesante perché era diffidato e quindi sarà squalificato. È sciocca, sarà squalificato con il Modena martedì sera. Nelle sue idee, Zappella può interpretare il ruolo di terzino della linea 4? Ma certo che sì, perché comunque sul piano difensivo, nei rapporti uno contro uno, Zappella è un giocatore solido, non è un giocatore a cui vai via con facilità. È chiaro che nel gioco aereo non è un mostro, ma questo dipende dalla struttura fisica, ma certo che sì. Do l'auricolare al tecnico Gaetano Auteri, sanificato Auteri, quindi può stare tranquillo. Una domanda, una da studio. Sì, buonasera Auteri, Massimo Profeta. Io cedo naturalmente la parola Salve. al suo collega Fabio No, Ferraresi. collega è un parolone. E io volevo chiedere al mister, chiaramente, se lui ritiene, che la bilancia penda più verso il fatto che, siete in questo momento in miglior attacco, o sul fatto che comunque continuiamo a subire gol. Io penso che lei possa essere contento per il fatto che comunque creiamo sempre tantissime occasioni e da quello che ha detto oggi in conferenza,
ho capito che sta cercando di vagliare tutte le opzioni possibili per trovare delle soluzioni anche in fase difensiva, quindi le do atto. Bravo. Che comunque ha... Ha detto bene, questo un po' mi preoccupa, non è che andiamo in sofferenza mai, nel senso che l'avversario ci mette tanti minuti sotto pressione negli ultimi 18, 20, 25 metri, questo in una partita ci capita poco, però ci sono dei momenti in cui ci ritroviamo in queste situazioni e gira e rigira. E gira e rigira, facciamo trovare delle situazioni. Dobbiamo imparare tutti a difendere bene, e poi noi cerchiamo di giocare un calcio che sia collettivo, per cui alla fase difensiva devono partecipare tutti. Però certo, un po' di preoccupazione ce l'ho, ma come vi avevo detto 5-6 giorni fa a Chiavari, per la prima volta li avevo visti un po' insicuri sul piano personale, oggi hanno confermato, ma intanto questa partita l'abbiamo vinta e complessivamente l'abbiamo fatta con merito, a parte i primi 10 minuti in cui abbiamo commesso tanti di quegli errori gratuiti regalando assist a loro, in cui Di Gennaro è stato stratosferico.